Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video dedicato alle pulizie di casa. Oggi ci occupiamo, diciamo, delle pulizie veloci che faccio durante la mattina. Parto quest'oggi con una bella lavatrice, visto il bel sole che c'è, quindi vado a caricarne una così poi, mentre faccio il resto, finisce e stendiamo. Passo poi alla cucina, do una rassettata, insomma, veloce, tolgo le cose che ho lavato la sera prima. E poi vado a sciacquare una griglia che avevo lasciato a mollo, do una pulita allo sgocciolatoio, diciamo, e poi mi occupo della teglia. Procedo con lo sgrassatore Chantecler. Ok, do una pulita al lavandino. Dopodiché mi occupo velocemente del piano cottura, sempre con il Rio Melaceto. Sciacquo la spugnetta per appunto andare a risciacquare lo sgrassatore ed infine la pezzetta in microfibra per asciugare. In questo video mi sono dimenticata il passaggio del prodotto per i vetri. Ok, una pulita sempre con lo sgrassatore ai piani d'appoggio. E la cucina è sistemata. Ok, pieghiamo insomma le coperte, diamo una rassettata al divano dopo che la sera prima siamo stati appunto lì a vedere un film. Ok, ci occupiamo appunto di dare una disinfettata al tavolo. Utilizzo, come vedete, uno spray a mucchina senza risciacquo. Pulisco tavole e sedie. Igienizzo anche il tavolino vicino al divano. Ok, passiamo ad uno spolvero appunto molto molto veloce con l'emulsio. Naturalmente spolvero anche i mobili all'ingresso. E poi è arrivata l'ora di passare l'aspirapolvere in tutto il salone. È una, diciamo, pulizia molto veloce, quindi non vado a sollevare le sedie. È una pulizia, diciamo, quotidiana. Thank you.
Ok, è arrivata l'ora del vaporetto, quindi di lavare a terra. Logicamente non lavo tutti i giorni a terra, però vi ho fatto vedere appunto anche questo passaggio, essendo diciamo il giorno dedicato anche a pulire e a disinfettare il pavimento. Ok, lavatrice finita, stendiamo. Allora ragazze, quando c'è un clima, insomma una giornata che non è ventosa, quindi non è ventilata e non rischiano di appunto volare i panni, tendenzialmente evito di mettere le mollette, come potete vedere, quindi vado a metterla solo su determinati tipi di, insomma, di panni, come per esempio l'intimo che è piccolino, quindi non si reggerebbe da solo, ma come vedete magliette, maglioni, pantaloni, evito proprio di mettere e di lasciare il segno. Okay, passiamo adesso alla camera da letto. Logicamente tutte le stanze hanno preso aria perché apro le finestre appena alzata. Vado semplicemente a rifare il letto. Procedo anche qui con uno spolvero veloce, sempre con l'emulsio e una pezzetta in microfibra. Alcune volte magari utilizzo l'emulsio, alcune volte magari uso semplicemente il piumino della Swiffer. Ok, logicamente anche qui una passata di aspirapolvere. Avendo un pavimento chiaro, ragazzi, l'aspirapolvere mi trovo a passarla veramente quotidianamente perché non sopporto. Si vede, mi piace molto il pavimento, ma si vede moltissimo lo sporco. Anche qui, visto che l'avevo appunto messo in funzione, ho passato il vaporetto a terra anche nella camera da letto. Passiamo adesso ad occuparci del bagno, logicamente anche qui pulizia quotidiana. Sgrullo il tappeto, passo l'aspirapolvere. E vado ad occuparmi appunto dei sanitari. Come sempre nel WC metto il WC Gel di DAT 5, che è un prodotto che trovate appunto da MD, e poi igienizzo e utilizzo lo sgrassatore Cif con candeggina, che non utilizzavo prima tutte le volte che lavavo il bagno, ma per le pulizie più profonde. In questo periodo preferisco utilizzare prodotti con candeggina.
passo al bidet, utilizzo sempre il prodotto a base di candeggina della Cif. E vado a occuparmi insomma del lavello, sempre con lo stesso tipo di prodotto. Asciugo le parti in acciaio con un pannetto in microfibra. Ok, con il prodotto Winnis bagno senza risciacquo vado a fare, come sapete, il piano d'appoggio. Pulizia veloce, non mi occupo insomma della doccia giornalmente, ecco. Per i vetri, quindi per lo specchio, vado con il Quasar vetri classico. Anche qui passaggio finale con scopa a vapore, igienizziamo benissimo anche il pavimento del bagno. Ora casa è tutta bella sistemata e vi ringrazio tantissimo per aver seguito anche questo video. Spero che vi tenga appunto compagnia. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, io vi mando un bacio grande, se vi va, vi aspetto al prossimo video.